2735 espositori, più di 300.000 visitatori. Questi i numeri dell'edizione numero 49 del Salone del Mobile di Milano. Dalla zona soggiorno a quella bagno, qui nei padiglioni di Rofiera potete trovare i principali complementi d'arredo dei migliori designer italiani e internazionali. Siamo al Salone Satellite, il padiglione dedicato alla creatività Under 35. Qui i giovani designer, provenienti dalle principali scuole di design, espongono i loro prodotti. Questo è il luogo dove la domanda vuole incontrare l'offerta. E nella giornata di sabato sono arrivati al Salone del Mobile il sindaco di Milano, Letizia Moratti, e il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Anche il design, presidente, è lo specchio della nostra città. Una città che sa unire la creatività alla capacità di produrre e realizzare. Ha cancellato tutti gli impegni per tenere fede a quella che ormai si profila come una tradizione ben augurante. L'anno scorso eravamo nel pieno della crisi, non siamo ancora usciti dalla crisi, ma cominciamo a vedere la luce, anche se un po' lontana. Si chiude così il Salone del Mobile. Il blocco dei voli non ha impedito a molti addetti ai lavori e visitatori di raggiungere Milano. Appuntamento ad aprile 2011 per la 50ª edizione.